Andiamo. Allora, da Davide Giacalone per commentare la notizia di oggi. Buongiorno Davide. Qualche volta le cose si vedono meglio, diciamo così, un po' più a distanza, come la trama di un quadro si può cogliere magari facendo qualche passo indietro, e così guardando da lontano, guardando dall'Italia, dall'Europa, quel che succede nella politica estera statunitense, si vede meglio quello che qualche volta le tifoserie politiche finiscono con il cancellare, con l'accecarsi, e cioè... Vedete, la linea di politica estera che sta seguendo il presidente statunitense Trump è esattamente quella che aveva adottato il presidente Obama, che è molto diversa dalla linea fin lì seguita, per esempio, dalle due presidenze Bush, consecutive di Bush, e cioè una linea abbastanza isolazionista. L'idea agli americani prima degli altri è uno slogan che ha adottato Trump, ma è una sostanza, un contenuto che era già presente nella presidenza Obama. Questo però comporta delle conseguenze, e sono conseguenze che poi ci pagano. Obama la pagò perdendo la faccia, nel senso che sostenne in Siria se usano i gas si supera una linea rossa e la pagheranno, e poi non è successo assolutamente, cioè i gas li hanno usati, Assad ha gasato i suoi. Io, diciamo così, guardo con incredulo quelli che dicono: ah, ma dovete portare le prove. Io non ho le prove nemmeno che sono sbarcati sulla Luna, ma vi garantisco che sono sbarcati sulla Luna. Quei gas li ha usati Assad ripetutamente, e li ha usati i gas non per incoscienza o per disumanità, gratis, li ha usati proprio perché, per esempio, adesso il regime siriano rischia di finire totalmente prigioniero della coalizione che lo ha appoggiato e lo ha mantenuto in vita: russi, iraniani, turchi. E quindi ha usato i gas perché quell'area non rimanesse da sola. Quei bambini sono morti gasati perché il presidente statunitense aveva detto: ritireremo tutte le truppe. Lo stesso identico errore commesso da Obama, e che poi ha portato a dover alzare i toni e minacciare la guerra. È un concetto vecchio come il mondo, lo si diceva già in latino: si vis pace para bellum, se vuoi conservare la pace prepara la guerra. Le armi non le usa chi dimostra di saperle e poterle utilizzare, allora non ce ne sarà bisogno. Se invece dimostri che le armi non le userai o te ne andrai, altri prenderanno quello spazio, e in quell'area l'hanno preso i russi, come in accordo con gli iraniani e con i turchi. Ecco perché la posizione europea è una posizione delicata e importante, e non è furbetto, come qualcuno fa, cercare di sfilarsi dal tema della guerra e del conflitto dicendo: ma noi siamo estranei, non ne faremo parte. No, nessuno è estraneo. Saggia la posizione dei tedeschi, che hanno dato uno sponda importante al governo italiano. Noi naturalmente siamo e dobbiamo restare nell'Alleanza Atlantica e per la difesa di quei principi. Il modo per farlo non necessariamente è scatenare un attacco sulla Siria, ma senza la nettezza di questa posizione si ottiene una sola cosa: la guerra. Grazie e buongiorno, muore a tutti.